Le cure sono diverse perché mentre con gli adulti si agisce sul sintomo in sé, ovvero sulla quantità di ore di connessione, e vi parlo di adulti che sono soprattutto grandi fruitori di contesti dove la relazione con l'altro ha meno significato o quasi non ce l'ha, ovvero il gioco d'azzardo online e il cybersex, ovvero le chat e il rapporto con i video pornografici, per cui i siti per adulti, dove la relazione con l'altro, ripeto, non è molto investita. Laddove invece, per quanto riguarda gli adolescenti, c'è un grande investimento nella relazione con l'altro, sia nei social network, sia anche nel gaming online, dove si creano delle correlazioni, delle amicizie, dei legami molto forti fra giocatori, diciamo, dello stesso gruppo. Le terapie sono diverse perché negli adulti, come ripeto, si agisce sulle ore di connessione attraverso psicoterapia individuale e attraverso dei gruppi riabilitativi per certi aspetti. Per quanto riguarda i giovani, questo è molto importante, il discorso è completamente diverso. Pensate che si agisce sulle emozioni, perché il problema fondamentale degli adolescenti, di questi adolescenti, è il rapporto con l'emotività. A sua volta le emozioni nell'ambito dell'affettività sono degli elementi affettivi che passano per il corpo e che mediano la comunicazione non verbale. Pensate quante cose io vi dico di me se improvvisamente divento rosso. È il linguaggio, voglio dire, che passa per il mio corpo, un linguaggio che non è sotto il controllo del mio cosciente, tant'è che io non posso sapere se diventerò rosso o meno o quando lo diventerò. Però dice sempre la verità perché ci mette a nudo, più che invece un discorso dove io eventualmente posso mentire. Pensate che nelle relazioni web mediate, due adolescenti reciprocamente visibili con una webcam, pur parlando di argomenti sensibili, non diventano rossi. Per cui c'è una gestione dell'emotività che per certi aspetti è formidabile e che non esclude come 20 anni fa la relazione con l'altro. La comprende, però è una relazione che esclude il corpo. Pensate che l'emotività, il rossore, tutto il non verbale si attiva esclusivamente se si è a portata di contatto fisico. Esattamente come io chi mi intervista. Se siamo a portata di contatto fisico, si attiva questo modo di comunicare che dice tutto delle persone, molto di più della comunicazione verbale. Per cui i giovani gestiscono, provano a gestire e nei casi patologici a non vivere le emozioni. E allora gli stessi giovani, da una parte quelli più gravi, che hanno una base di partenza più grave, perché ricordate che dietro ogni dipendenza patologica, come dietro ogni fenomeno di abuso, c'è sempre un'angoscia più profonda. E ogni dipendenza, dal punto di vista del paziente, è sempre un tentativo disfunzionale di soluzione di qualche cosa. Per cui è sempre il male minore, anche se noi che magari abbiamo altro ci sembra strano. Allora, pensate a quanto l'emotività, a quanto una brutta figura, davanti a un bar, per esempio, può mandare in pezzi un adolescente fragile. Pensate allora che quell'adolescente fragile, per certi aspetti, realizza sul web le uniche relazioni possibili. In altri casi, invece, le relazioni web mediate online rappresentano un po' il colpo di grazia a situazioni che invece avrebbero avuto un'evoluzione diversa. Tutti questi discorsi possono avere un senso, ma possono anche non averlo, perché io mi muovo, la mia attività clinica si muove in un momento di profonda evoluzione del modo di pensare e del modo di comunicare. Allora noi dobbiamo stare attenti a non tacciare come patologico tutto ciò che non conosciamo, solo per il fatto stesso che non lo conosciamo. Rispetto al pregiudizio, che è un qualcosa di cui per certi aspetti abbiamo anche diritto, perché è un qualcosa che appartiene alla nostra mente, dobbiamo inserire degli elementi invece di curiosità verso delle cose che non capiamo. Questo discorso è molto più facile a dirsi che a farsi. Io per primo ho difficoltà poi di fatto a vivere, a comprendere e a credere in un certo nuovo modo di stare nella realtà. In questo mare magnum noi ci occupiamo solo quando cioè dei pazienti solo quando è evidente il dolore mentale. L'ambulatorio per le Internet Addiction del Policlinico Gemelli è nato su un'idea di chi vi parla e dei miei collaboratori. Io da sempre mi occupo di dipendenze patologiche. Avevamo notato trasversalmente
a tante psicopatologie, proprio un cambiamento degli adolescenti, che erano diventati più permeabili emotivamente. Allora abbiamo pensato che internet, che è uno strumento che media le relazioni e usato a dismisura da tutti, me per primo, potesse aver avuto un ruolo in questo, dato che la dipendenza da internet è una malattia ideata, scoperta alla fine degli anni 90 in America da uno psichiatra che si chiama Goldberg, uno psichiatra americano, che ha suddiviso questa malattia in cinque forme. Noi l'abbiamo, come dire, riproposta in Italia, ma abbiamo avuto dei risultati completamente diversi. Abbiamo avuto un grande afflusso di pazienti, soprattutto adolescenti. L'80% dei nostri pazienti sono adolescenti, portati da genitori che non capivano, e quello che sicuramente è emerso è che alle volte sono i genitori troppo ansiosi, alle volte sono veramente i figli che hanno dei problemi sul quale è bene intervenire, ma soprattutto in qualsiasi situazione abbiamo notato un gap generazionale che è di gran lunga aumentato e che spesso si configura non come un conflitto, come è giusto che ci sia sempre tra adulti e adolescenti, ma come un vuoto. Come un elemento di assenza quasi, non di conflitto, proprio di assenza. E questo è un qualcosa nu di nuovo a cui noi non eravamo abituati. Allora abbiamo, come dire, ideato questo ambulatorio che è sorto nel novembre del 2009, il primo in Italia nel sistema, nel circuito sanitario pubblico nazionale. A marzo 2010 ne è nato uno simile alle Molinette di Torino. E dopodiché io personalmente non ho più avuto notizie di centri pubblici sorti nel nostro paese, fatta eccezione delle situazioni di sanità privata che però io conosco relativamente. Sono stati pubblicati due libri su questo tipo di argomento, il primo Quando internet diventa una droga, edito da Einaudi nel 2011. Che è un libro per i genitori e per gli insegnanti, per cui ha quel tipo di divulgazione lì, quasi è un libro legato alla prevenzione di questo tipo di disturbo, se vogliamo, o di fenomeno, perché molto spesso è importante proprio discernere la patologia dall'evoluzione. Successivamente, proprio ora, ne è uscito un altro a luglio del 2013, che invece è un libro tecnico che si addentra proprio nell'intrapsichico di questo tipo di paziente e di questo tipo, come dire, nei meandri di questo fenomeno in senso più allargato, che si chiama appunto psicopatologia web mediata e sostanzialmente sottolinea l'evidenza dei fenomeni dissociativi nelle persone che stanno troppo tempo online. Questo lo possiamo verificare anche noi perché quando andiamo su internet a veicolare informazioni, come quando scriviamo qualcosa al computer o guardiamo la posta elettronica, quando lavoriamo, quando facciamo cose sotto il controllo dell'io cosciente, ci affatichiamo e ci rendiamo anche conto del tempo che passa. Ma quando su internet veicoliamo emozioni, come capita con il gaming, come capita con i social network, come capita anche ascoltando su YouTube una serie di canzoni e di video che ci fanno fantasticare, pensiamo magari di stare al computer mezz'ora, andiamo a vedere un'ora, perché ci stacchiamo dall'ambiente circostante, esattamente come quando siamo distratti, con la differenza che una fase di distrazione, che è fisiologica, dura 5-6 secondi. In questo stato dissociato un po' dall'ambiente circostante, chi veicola emozioni al computer ci può stare anche 18 ore.